Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con A voi la linea. Anche in Friuli Venezia Giulia, nel primo giorno ufficiale di scuola, hanno manifestato gli insegnanti contrari all'obbligo di Green Pass. A Pordenone si sono dati appuntamento davanti alla sede territoriale del Ministero dell'Istruzione. Tra loro prof, vaccinati e non, che ritengono discriminante il provvedimento. Denunciano anche la tortura dei tamponi ogni 2 giorni. Sentiamo. Allora, oggi a Pordenone, davanti alla sede del Ministero dell'Istruzione territoriale, questa protesta da parte di insegnanti e personale del mondo della scuola per dire basta al Green Pass, per chiedere di poter lavorare senza questa limitazione. Sì, siamo un bel po' di insegnanti, vaccinati e non vaccinati, c'è anche qualche sanitario. Diciamo no al Green Pass in questo modo perché? Perché ci sono delle indiscriminazioni. Sappiamo a livello scientifico che anche i vaccinati possono trasmettere il virus e il fatto che non vengano tamponati non garantisce la salute per la comunità. Ma c'è anche un'altra ingiustizia che secondo me è molto più grave, cioè chi decide di non vaccinarsi, quindi per garantire il bene comune della collettività, decide anche di spendere 15 euro ogni 2 giorni, subisce qualcosa che non va bene, perché ad esempio nel decreto del lavoro 81 del 2008 si dice che il dirigente oppure coloro che sono a capo di un'organizzazione devono garantire per la sicurezza la gratuità dei dispositivi di sicurezza. Altra cosa, non capiamo come mai se l'altro anno il ministro diceva che la scuola era il luogo più sicuro, oggi invece ogni 2 giorni bisogna farsi il tampone. Lei è un insegnante? Sì, sono un insegnante e insegno ai miei alunni religione. Voi lamentate anche un problema di privacy? Sì, c'è un problema di privacy perché tramite il sistema che ha fatto lo Stato, per logica si può capire chi è vaccinato o chi no, in quanto da quello che mi hanno riferito il dirigente o la dirigente vedono il nome, cognome e se il Green Pass è verde oppure rosso. È chiaro che quando è rosso a giorni alterni si sa che la persona non è vaccinata. Quindi dov'è il rispetto della privacy? Chiediamo che venga disapplicato il Green Pass nella sua totalità, praticamente, che non venga applicata nessuna delle opzioni del Green Pass, perché anche un tampone è un trattamento sanitario, per cui viola la mia libertà di scegliere cosa fare con il mio corpo. E invece sono costretta a farlo perché vivo solo da quel stipendio e vedremo fino a quando resisteremo con questa tortura dei tamponi di ogni 2 giorni, che sono costosi, che è difficile organizzare dove farli, correre, e quindi tutto questo mi occupa una grande parte delle mie capacità. Di insegnamento, perché non riesco più a concentrarmi, a pensare solo al lavoro, alla scuola e alla mia scienza amata. Io insegno matematica. Credo che trovarci in questa situazione in cui i diritti costituzionali, che sono la norma che sta al vertice della legislazione italiana e anche i regolamenti europei che sono ancora al di sopra, tutelano i diritti delle persone. E avere un governo in cui quotidianamente, ripetutamente, questi diritti vengono calpestati sia una cosa che non si può commentare. Lei è un insegnante? Sì, sono un'insegnante di scuola primaria. Ho vinto un concorso pubblico nel 1994, insegno da 22 anni sempre nello stesso istituto e sono costretta a questo ricatto. Evento sabato mattina al Malignani, dove arriverà in visita il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale di squadra aerea Alberto Rosso. L'aeronautica ha infatti donato al Malignani un aereo già posizionato nell'hangar dell'istituto a disposizione degli studenti. Ci racconta tutto la nostra Isabella Gregoratto. A te la linea, Isabella. Mi trovo al Malignani di Udine, che si sta preparando a ospitare un grande evento sabato prossimo. L'evento è organizzato proprio in occasione di questo aereo che vedete alle mie spalle, che porterà qui il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Ne parliamo
con il dirigente dell'Istituto Malignani di Udine, Andrea Carletti. Abbiamo detto che l'aereo è l'occasione per questo evento, oppure l'evento ed ecco, vede al centro proprio l'aereo. Senz'altro, la visita del Capo di Stato Maggiore è un grandissimo onore per noi, perché è la massima autorità dell'aeronautica militare, e il fatto di essere riconosciuti e presi in considerazione è una cosa che fa grande piacere a tutti, sia agli studenti che ai docenti e che a tutto il personale della scuola. Certamente l'occasione è il 60esimo della celebrazione del 60esimo anniversario delle Frecce Tricolori, che porta qui molte autorità, e lui ha accettato di venire a presentare quello che è stato l'oggetto di una lunga trattativa, soprattutto di tipo burocratico. Loro hanno espresso senz'altro la volontà di concedere alla scuola un aereo moderno, che per noi è fondamentale per cambiare completamente, per adeguare completamente la didattica in campo aeronautico alle tecnologie attuali. Questo è un aereo che è ancora in dotazione nelle basi aeronautiche italiane, all'aeronautica militare naturalmente, ed è un aereo che ha finito il suo ciclo di vita, e quindi ci è stato concesso come simulacro. Cioè vuol dire... Tra l'altro potete effettuare degli studi su, certo, e manutenzione. Sì, è accompagnato da una serie di macchine che sono intorno che chiamiamo AGE, e che permettono di fare una manutenzione con principi e tecnologie completamente differenti da quelle che avevamo sugli aerei in precedenza. Questo sarà un nuovo paradigma nella costruzione della didattica della sezione di aeronautica, e rappresenterà un punto di partenza per il futuro. Ecco, lei mi ha detto simulacro perché sono state tolte delle parti, chiaramente. Sì, sì, sì. No, è un aereo privo di motore, che qui non potremmo accendere mai, è un motore che invece può essere ancora riutilizzato nella rotazione dei motori da parte delle forze armate. Quindi diciamo che questo aereo permette di controllare, di mantenere tutti gli apparati, i carrelli, gli alettoni, tutti gli apparati elettronici, gli impianti interni, l'elettrico, gli impianti di condizionamento, eccetera, di pressurizzazione, ed è quindi la massima espressione per noi. Ecco, credo che questo evento, che è stato l'occasione anche perché c'è stato un protocollo tra il Malignani e l'aeronautica militare, possa essere un bel esempio anche per altri, perché le scuole non hanno la possibilità di comprare tecnologie di questo tipo, e quindi bisogna che l'istituzione pubblica faccia un pensiero propositivo nei confronti di tutte le scuole. Senta, professor Carletti, cambiamo argomento perché dobbiamo parlare oggi anche del primo giorno di scuola. Oggi è partito ufficialmente, abbiamo già detto che in alcuni istituti i ragazzi sono entrati nelle aule già a partire da lunedì. Qui voi siete partiti con un giorno in anticipo, sia sì, ieri, sì, no? Sì, siamo partiti ieri, c'è stata l'accoglienza delle classi prime, e non è stato poco, perché quest'anno abbiamo 27 classi prime, più di 600 ragazzi, ed è stato un lavoro soprattutto di accoglienza tranquilla dei ragazzi in condizioni non di scuola in pieno assetto, perché i ragazzi si spaventano abbastanza quando c'è molta gente, tendono a ritirarsi un po'. Li abbiamo fatti visitare la scuola, portato a vedere le aule. Non dobbiamo dimenticare che c'è stata una difficoltà in più, cioè noi abbiamo aperto dal 15 maggio un cantiere, da metà maggio, un cantiere di adeguamento antisismico, che ha comportato il rifacimento in altre parti della scuola di alcune aule, circa una trentina, e questo secondo cantiere si è chiuso poche ore prima dell'inizio della scuola, ma è andato tutto bene. Almeno ce l'avete fatta. Ecco, ma senta, rientro... Incrocio le dita, vede che incrocio le dita, perché naturalmente qualche adeguamento, qualche segnalazione di qualcosa che non va bene ci sarà e lo mettiamo in conto, ma sostanzialmente plaudo alla lungimiranza dell'EDR,
che è stata in grado di realizzare nel tempo di 2 mesi, con un'azione calibrata benissimo, di metterci in condizioni di riprendere normalmente la scuola. Senta, ma anche per quanto riguarda ingresso, studenti, Green Pass, com'è andata? Oggi l'ingresso degli studenti è stata messa su 2 orari, il biennio è entrato alle 8 e il triennio è entrato alle 9. Questo l'abbiamo fatto per evitare gli assembramenti sulle porte, perché naturalmente gli studenti non devono controllare il Green Pass, ma lo controllano soltanto i docenti. Tutto passa attraverso l'atrio principale e quindi insomma c'è la necessità di creare un'abitudine nei nuovi ragazzi a riconoscere i posti, le persone, i percorsi. E sta andando tutto bene. Oggi non ho avuto segnalazioni incomprensioni o incidenti o ragazzi fuori posto, e speriamo che prosegua così anche nei prossimi giorni. Non abbiamo particolari casi, se non di cose accadute quest'estate, di ragazzi positivi, ma non essendo ancora cominciata la scuola non è stato un problema nostro. Bene, ringraziamo il professor Andrea Carletti, che appunto freme, no, in vista del grande evento di sabato mattina. E qui dal Malignani è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, è arrivato il momento di una piccola pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme. Si stima una perdita dell'80% di pere e pesche nelle coltivazioni della Bassa Friulana dopo le gelate della scorsa primavera. I cambiamenti climatici stanno mettendo in difficoltà il comparto. Ci colleghiamo con Alexis Sabot, che ha raggiunto Andrea Businaro, presidente Coldiretti La Tisana, per fare il punto della situazione. A te la linea, Alexis. Sì, eccoci, ci troviamo a Gorgo di La Tisana, proprio al centro di una coltivazione in particolare di mele. Qui con me Andrea Businaro, presidente di Coldiretti La Tisana, e anche il vice, che è Giovanni Geremia. Il tema è questo: i danni alla frutta, in particolare alle pere, per i cambiamenti climatici, soprattutto le gelate. Sì, allora dobbiamo dire che soprattutto quest'anno abbiamo subito questo anno era stato si era già registrato una decina d'anni fa. Poi speravamo che le cose fossero cambiate, però purtroppo quest'anno abbiamo preso una batosta. E soprattutto sulle pere, ma anche sulle pesche e la frutta, diciamo, che viene prima delle pere, abbiamo avuto grossi danni, perché la gelata sia di grande entità, meno 5 abbiamo avuto come punta massima, ma soprattutto la durata di questo evento. La notte fra il 7 e l'8 di aprile abbiamo avuto per 10 ore circa la temperatura sotto lo zero. Poi dobbiamo dire che qui noi non abbiamo la possibilità di avere gli impianti antibrina, come era già stato detto. Stiamo vedendo col consorzio di bonifica di trovare una soluzione, però per il momento noi siamo, virgolette, senza armi per combattere questo problema. Queste sono le pere, naturalmente queste sono le condizioni. Saranno destinate probabilmente a succo? È possibile perlomeno salvare qualcosa? Sì, sicuramente vengono destinate all'industria, però visto che noi cerchiamo di fare una produzione di qualità per il mercato fresco, il prezzo che ci viene corrisposto poi non è sicuramente così alto che magari ci permette anche di coprire i costi, perché stiamo parlando di una differenza di circa 70 centesimi al chilo per quanto riguarda la frutta di prima scelta a quella destinata all'industria. Non solo frutta, ma mi dicevi anche asparagi, problematiche per le colture di asparagi. Sì, ecco, qui questa è una zona vocata, perché comunque abbiamo terreni sabbiosi, è famosa anche l'asparagorgo di Gorgo della Tisana, perché comunque questa coltura viene bene in questi terreni. E quest'anno prima c'è stata la siccità dovuta appunto alle scarse piovosità dell'inverno, poi nel momento in cui dovevano, diciamo, iniziare a germogliare i primi frutti, c'è stato questo abbassamento delle temperature, e poi c'è stata un'escalation di piovosità che ha determinato un calo della produzione di circa il 50%. Calo della produzione anche del miele, questo perché? Ce lo spiega lei.
perché sempre a causa di queste gelate tardive le fioriture delle piante non sono state all'altezza dei soliti anni. Soprattutto quest'anno abbiamo riscontrato un quasi azzeramento della produzione della caccia, in quanto la fioritura è stata pari allo zero. Insomma, non è stata una buona stagione da questo punto di vista? No, sicuramente no. Dobbiamo sommare questi danni diciamo dovuti ai cambiamenti climatici e anche ai danni che abbiamo avuto negli scorsi anni agli insetti che non sono autoctoni, in primis la cimice, che quest'anno comunque sembra sia calata, però non bisogna mai cantare vittoria, anzi dovremmo fare dei bilanci a fine stagione. Però purtroppo, sommata una cosa all'altra, la frutticoltura è sinceramente molto in difficoltà e qui è una zona vocata e sulla quale anche molte aziende si sono specializzate, ecco. Quindi diciamo dovremmo fare un bilancio a fine stagione, ma sicuramente quest'anno l'annata è da ricordare in modo negativo. Io ringrazio Andrea Businaro e Giovanni Geremia per la Coldiretti di La Tisana. Da qui è tutto, a voi la linea. Grazie Alexis, ci colleghiamo adesso invece con Isabella Gregoratto che si trova in comune a Udine per seguire le decisioni prese oggi dalla Giunta Fontanini che si è riunita a Palazzo d'Aronco. A te la linea, Isabella. Quindi prima fai con Silvana. No. Grazie Monica, sono qui a Palazzo d'Aronco, si sta ancora svolgendo la conferenza stampa per illustrare le iniziative della giunta di oggi, i lavori di giunta di oggi. Accanto a me il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, che ci parla delle decisioni assunte per quanto riguarda gli interventi in via Tamma. Quindi proseguono i lavori di sistemazione di tutta, cioè di via Mercato Vecchio, quindi la parte finale di via Mercato Vecchio. Sì, qui parliamo di Zeta Marconi che va dalla fine di via Mercato Vecchio fino a via Palo Sapi da una parte e a Vicolo Sottomonte nella parte est. Parliamo di un importo di 800.000 euro lordi, di cui 550.000 euro per lavori, per rifare completamente una piazza in pietra bugiardata, che ha il requisito di poter avere, diciamo, il riquadro di un antico edificio. Poi ci sarà all'interno di questa piazza in pietra un riquadro di pietra bianca e poi ci sarà la continuità del porfido che da via Mercato Vecchio proseguirà per raggiungere via Paolo Sarpi, contornando quello che è la parte nord, invece sempre carabile, perché qua parliamo di passi carai, quindi da Vicolo Sottomonte a via Paolo Sarpi passeranno ovviamente le auto e quindi abbiamo previsto la continuità del porfido che avrà una caratteristica similare, quindi con la resina, ma soprattutto lo strato cementizio sotto il porfido per fare in modo che venga durato, che la duratura proprio del porfido sia molto forte. Soprattutto qui ci saranno vari sottoservizi, tantissimi, tre prese elettriche per fare venti per esempio, poi qui verrà posizionata la futura edicola, poi ci sarà rifacimento anche, questa è una cosa importante, della parte fognaria, perché qui abbiamo il problema di via Mercato Vecchio, fognature vecchie, quindi dovranno essere rifatte, tempi sono 150 giorni, diciamo. E si comincia quando? Si comincerà, adesso dobbiamo fare la gara, poi i tempi tecnici di verifica e quant'altro, andremo verso la fine di gennaio-febbraio. Bene, con noi c'è anche l'assessore Silvana Olivotto che ci parla di un contenzioso con il demanio, perché in sostanza voi attendete da tempo che in via Monte Seibusi venga abbattuta questa palazzina, una baracca pericolante, e il demanio non ci mette mano. No, il demanio resiste, l'Agenzia del Demanio resiste, aveva già resistito nel 2019, resiste di nuovo a questa richiesta del Comune, omettendo di praticamente rendersi conto che è la proprietaria sia del terreno e che quindi conseguentemente anche della baracca soprastante. E quindi l'obbligo. Ma perché va abbattuta questa baracca? Perché è pericolante, ha il tetto presumibilmente in Eternit e quindi è un pericolo anche per la salute dei cittadini. E quindi c'è già da tempo la richiesta del Comune di abbatterla, ma l'Agenzia del Demanio
praticamente si oppone con scuse risibili. E quindi voi adesso siete costretti come comune di Udine praticamente a costituirvi in giudizio davanti al TAR. Avrebbe 30 giorni di tempo, il comune avrebbe dato 30 giorni di tempo all'Agenzia del Demanio, ma l'Agenzia del Demanio ha fatto ricorso al TAR chiedendo la sospensiva perché non vuole adempiere. Bene, ringraziamo anche l'assessore Silvana Olivotto qui da Palazzo d'Aronco, è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. La web Gesteco Cividale ha visitato la B-Ability, incubatore di idee del gruppo Luci specializzato nella sostenibilità ambientale. La salvaguardia dell'ambiente, ha commentato il presidente Adriano Luci, è un tema che dovrebbe essere caro ad ogni cittadino e noi vogliamo cominciare con i nostri giocatori. Vediamo il servizio. Il gruppo Luci è sempre stato molto attento all'ambiente, anche per la sua vocazione lavorativa. Adesso però si parla di sostenibilità e di diffusione dell'idea di sostenibilità all'interno dell'azienda e anche ai privati cittadini e ai clienti. Sì, diciamo che noi ci siamo sempre, da sempre occupati di ambiente. Al tempo significava, diciamo, definivamo il termine preoccupazione o comunque attenzione, oggi si chiama sostenibilità. Va bene, quindi parlare di sostenibilità e di circolarità, abbiamo inteso in questo luogo creare le condizioni affinché possa nascere un incubatore sia di idee che di progetti per accompagnare in primis la nostra azienda verso questo percorso, che è già iniziato tantissimi anni fa, e poi anche i nostri clienti per sensibilizzarli su un tema che oggi è ricorrente, ma soprattutto che non deve vederci partecipi semplicemente negli slogan, ma deve vederci partecipi nei comportamenti. Io credo che qualsiasi singolo cittadino possa portare il suo contributo per una sostenibilità intelligente, logica, che abbia, diciamo, che faccia sì che lo sviluppo sia uno sviluppo possibile. E secondo me ci sono tutte le condizioni per farlo. Siamo forse un po' in ritardo, ma possiamo accelerare i processi. Grazie a cosa? Grazie alle nuove risorse, quindi ai nuovi laureati, alle persone giovani che hanno l'energia e alle nuove tecnologie che sono fondamentali per accorciare le distanze e rendere tutto più efficiente e anche più veloce. I primi che ricevono questa sorta di processo di formazione nella sostenibilità sono i giocatori della UEB Gesteco Cividale, invitati oggi appunto qui nella sede della in questa sede della Gesteco. Sì, perché non vogliamo che loro pensino di essere qualcosa estranea a questo mondo. Anche loro fanno parte di un progetto che è quello di sostenibilità e quindi è giusto che sappiano diciamo che cosa rappresenta il marchio che hanno sulla maglia, no? Cosa c'è dietro, perché spiegare che non è vuoto, cioè c'è un qualcosa, c'è un'idea, c'è un percorso anche nel tema sportivo, perché abbiamo coinvolto con il progetto web Gesteco Cividale parecchie associazioni dilettantistiche proprio per inserire i giovani, per dare possibilità ai giovani di così crescere in maniera sana in un mondo di sport che per alcuni aspetti ha determinate problematiche, ma per altri insomma è entusiasmante e ci piace perché è un progetto di territorio, ramificato sul territorio e che lascia il segno sul territorio. A parte che non si smette mai di imparare, e credo che una delle caratteristiche che dobbiamo avere come sportivi è la fame sempre di apprendere, di migliorarci. Si migliora in palestra, ma si migliora soprattutto fuori dalla palestra. Io ringrazio Adriano e il gruppo Luci per questa opportunità che ci permette di raggiungere due obiettivi, credo. Il primo è di arricchirci, di capire cosa capita intorno e di quelli che sono i rischi, i pericoli, le opportunità. La seconda cosa più importante è che ci fa capire a che gruppo ci siamo affiliati. Questa è una grande famiglia, sportiva e extrasportiva, abbiamo tanti sponsor importantissimi che ci hanno sposato. Gesteco è il primo sponsor, il nostro main sponsor, è quello che dà il nome alla nostra squadra, quello che portiamo con orgoglio sul petto. Oggi i ragazzi al completo sono di quello staff e forse hanno capito perché ogni tanto bisogna anche, sì, uno dice come, dove gioca la Gesteco? Ecco, la Gesteco è tutto ciò e credo che questo permette ai giocatori di rendersi conto dove sono finiti, di rendersi conto che dietro le loro performance sportive c'è anche un progetto di comunicazione sociale, di imprenditoriale importantissimo di cui loro sono assolutamente con orgoglio portabandiera. Portabandiera di uno sport come quello del basket, dobbiamo fare un passo indietro a ieri sera e poi uno avanti alla partita di domenica sera. Beh, insomma, ieri abbiamo vinto una partita contro una squadra fortissima come San Vendemiano, una partita molto tosta, molto fisica, già da campionato. Il mio gruppo mi sembra di essere un gruppo molto affiatato, molto coeso, che fa della difesa il suo mantra come vuole il coach. Però ci manca ancora uno step è battere Vicenza a casa loro.
vorrebbe dire vincere il nostro girone e arrivare alle finali di Lignano, che sono il primo grande obiettivo stagionale, però non dobbiamo appesantire i giocatori e lo staff di pressione obiettivi, perché poi l'obiettivo vero è il campionato, ma come tu mi insegni, quando sei in ballo si balla. E visto che poi le finali saranno organizzate a Lignano, a casa nostra, visto che noi abbiamo dato una mano fattiva anche all'organizzazione, e aggiungo Telefriuli e Media Partner, no? Quindi giochiamo tutti in casa dell'evento, perché non provarci? Quindi andremo a Vicenza sapendo che giochiamo fuori casa, con l'obiettivo di provare in tutti i modi a vincere, di arrivare a Lignano a giocarci il primo trofeo stagionale, e credo che questo rappresenti un buon viatico comunque per una stagione che si preannuncia veramente straordinaria, ricca di impegni e di tante emozioni da vivere tutti insieme. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.